La formula di Giuliaschi, abbiamo detto che questo è molto semplice, in molte condizioni date risultati assolutamente attendibili e anche abbastanza accurati, e in realtà, scusate, non voglio dire un'ulteriore cosa sull'accuratezza. L'accuratezza, come dire, è assolutamente perfetta al 100%, nel senso che questa quantità, cioè la tensione tangenziale media lungo la normale, no? È calcolata in maniera esatta, è esattamente questa, esattamente questa. Quello che non ci dà la formula di Giuliaschi, cioè ci dà la media, no? Componente normale e la media, non ci dà i valori puntuali, non ci dà il valore puntuale della tensione tangenziale, non ci dà tutta la tensione tangenziale, ci dà solo la componente normale alla corda, ma quella che calcoliamo è perfetta, è giusta, è correttissima, va bene? In realtà, voglio dire, c'è un po' anche il desiderio di estendere, di pensare che questi valori medi possano essere in qualche modo una buona approssimazione del valore locale di quello che può succedere sulla corda. Questo diventa particolarmente vero se uno prende delle sezioni che sono in parete sottile, cioè delle sezioni che sono sufficientemente sottili, e prendiamo una corda ortogonale naturalmente all'asse della linea media della parete sottile. Striscia di materiale. Allora, se prendiamo una corda, no, ortogonale a questa curva, no, che rappresenta la linea media della striscia del materiale, insomma, l'idea che la tensione tangenziale media su questa corda possa in qualche modo essere una buona approssimazione anche della tensione locale, tutto sommato può essere vero, può essere soddisfacente. Va bene? Per cui, voglio dire, in particolare questa formula di Giuliaschi va molto bene se noi prendiamo, appunto, vi ripeto, delle sezioni in pareti sottili. Okay? E rimanendo in questo ambito, volevo fare con voi adesso un esercizio, va bene? E l'esercizio è un classico, questo qui. Prendiamo la sezione in parete sottile di forma AC. Bene. Diciamo che lo spessore di questa striscia di materiale è costante, e diciamo che vale B, come abbiamo sempre fatto, va bene? E se prendiamo la linea media della striscia di materiale, questa dimensione, per esempio, è A, e questa dimensione qui è 2A. Va bene? Questo è 2A e questo è A. Ci siete? Questa striscia di materiale, questa sezione AC, è soggetta ad una forza, ancora una volta, nella direzione verticale, va bene? Quindi scegliamo un sistema di riferimento, ovviamente il baricentrico, che come al solito è questo qui, il baricentro è questo, quindi x1, x2, questo è il baricentro, va bene? E abbiamo detto che V, la forza agente, la forza di taglia agente, è una forza fatta così, 0, V2, cioè ha componente solo lungo la direzione 2, la direzione verticale. D'accordo? La tensione tangenziale media, N, tangenziale media lungo la direzione normale alla corda, la calcoliamo applicando la formula di Giuliaschi, va bene?
E poiché, voglio dire, questo è un asse di simmetria per la sezione, bene, sicuramente è una direzione principale di inerzia, di conseguenza anche questa è una direzione principale di inerzia. Attenzione, questo non è un asse di simmetria, bene. E quindi vabbè, il baricentro abbiamo detto che è questo, e però possiamo applicare la formuletta che abbiamo visto sopra, no? Dove c'avevamo scritto tau 2 perché era sicuramente nella direzione 2, qua dobbiamo scrivere tau n perché dovremo vedere se è lungo la direzione 1 o lungo la direzione 2, dipende dalla corda che prenderemo, ma la formula che dovremo scrivere è sostanzialmente la stessa, va bene? Il tensore di inerzia ovviamente è diagonale perché siamo sulle direzioni principali, e quindi alla fine tutta quanta la formula si semplifica in questa formuletta che vediamo qua sopra, meno 1 su b, meno 1 diviso b, b con 2, s star 2 diviso j 2, ok? Bene. Quello che ho fatto qui, ho detto che tutta questa quantità, cioè b con 2, tutto questo l'ho chiamato alfa, va bene? Perché tanto è un numero fisso, va bene? Perché b è la forza applicata, è un dato del problema, ovviamente. B abbiamo detto che è costante, e lo spessore di questa striscia di materiale è costante, è sempre lo stesso, ovunque sto. E J2 è il momento di inerzia lungo la direzione 2, di questa sezione, che ovviamente è una costante. Quindi se noi poniamo alfa uguale a 1 diviso B che moltiplica B2 diviso J2, alla fine questa formuletta diventa solo meno alfa S star 2. Ok. Quindi se vogliamo la tensione tangenziale media sulla corda, no? In funzione della posizione della corda, non dovremo fare altro che calcolare in funzione della posizione della corda questo momento statico dell'area statica. Tanto per avere un'idea, se per esempio io voglio calcolare la tensione tangenziale normale su questa corda qua, va bene, che devo fare? Devo applicare questa formuletta qui, d'accordo, ma devo calcolare questo S star 2, che sarebbe il momento statico di quest'area qui, va bene, nella direzione 2, ok? Ci siete? D'accordo? Se voglio andare a calcolare la tensione tangenziale normale su questa corda, su quest'altra corda, va bene? La mia A star diventa tutta questa striscia qua di materiale fin qui, bene? E quindi dovrò calcolare il momento statico S star 2 di tutto questo materiale qua, di quest'area. Ok? E infine, se ancora voglio andare a calcolare la tensione tangenziale su una corda che sta nell'ultimo tratto in quest'ala inferiore, va bene? Che cosa devo fare? Devo calcolare sempre questo S star 2, cioè il momento statico di tutta quest'area che sta qui, fino a qui, fino a giù. Tutta. D'accordo? Quindi noi quello che possiamo fare è fare così. Facciamoci questo schemino. Questo è lo schema della linea media di questa striscia di materiale. D'accordo? Posso avere, come dire, come abbiamo visto prima, tre possibilità. La mia corda sta nell'ala superiore, la mia corda sta nell'anima, la mia corda sta nell'ala inferiore. Va bene? E vediamo quali sono le formulette dei momenti statici, no, voglio dire, in questi tre casi. Okay? Per determinare le formulette faccio così. In ognuna di queste parti metto una sorta di riferimento locale. Quindi, per esempio, nell'ala superiore prendo, che io chiamo 1, questa la chiamo per esempio 2, questa la chiamo 3, bene. Prendo un riferimento locale fatto così, zeta 1, ok?
e cioè zeta 1 è la scissa che mi va su questa linea media della striscia di materiale da 0 fino a questo punto qua, che naturalmente abbiamo già detto è A, non la lunghezza. Bene, poi quando voglio calcolare il momento statico SSTAR 2 per le corde che si trovano sul tratto 2, cioè sull'anima, per comodità prendo una ascissa curvilinea che cammina così ed è zeta 2. Bene. Ed infine sul tratto 3 prenderò quest'altra ascissa curvilinea che è zeta 3. Ok? Ci siamo? Allora, come è fatto questo SSTAR 2? Va bene? Questo SSTAR 2 nel tratto 1. Allora, ricordiamoci che è nel tratto 1, quindi che ne so, possiamo mettere 1, tanto per dire che siamo nel tratto 1. Va bene? Allora, prendiamo la generica corda sul tratto 1, l'area definita da questa corda è questa è la mia A-star che devo considerare, ok? Siete? È la mia A-star che devo considerare, e quindi il momento statico lungo la direzione 2, di questa A-star che sta qua sopra, non sarà altro che l'area moltiplicato questa distanza. Va bene? Quindi questo qua sarà uguale a l'area, abbiamo detto che questo spessore costante vale b, va bene? B per z1, che è la lunghezza di dove si trova, dove è posizionata la corda, moltiplicato questa distanza, va bene? E questa distanza è a, però sta dalla parte negativa, quindi dobbiamo mettere meno a. Meno a. Bene. D'accordo. Ok, vado avanti e voglio calcolare l'SSTAR 2 nel tratto 2. Ok? Allora, a che cosa è uguale? Prendiamo la corda nel tratto 2, per esempio questa. Va bene? Eh? E che cosa dovrò fare? Dovrò fare il momento statico di tutta questa parte qui. Siete? Tutta. Lo dicevamo prima. Di tutta questa parte qui. Bene. E questo momento statico è la somma del momento statico di quest'area superiore, va bene? Più il momento statico di quest'area qua. Allora, l'area superiore sarà, come al solito, B per z1 che diventa pari ad A, cioè è tutta quanta, va bene? Diventa pari ad A, moltiplicato questa distanza che era meno A, ricordate come prima, e quindi diventa meno B per A, cioè A al quadrato, va bene? Cioè in altri termini voglio dire dobbiamo mettere z1 uguale a in questa formuletta. E abbiamo il momento statico di tutto questo tratto qui. Ok? Poi devo aggiungere il momento statico di quest'altro tratto qui. Bene. E il momento statico di questo tratto qui sarà pari a l'area, come al solito, quindi B per z2 moltiplicato la distanza. E la distanza quale sarà? La distanza, allora, vediamo se sarà il riferimento, questa è x con 2, questa era x con 1, e la distanza è il punto medio tra la posizione di questa corda, va bene? E naturalmente questa, ok? E il punto medio sarà questo più questo diviso 2,
punto medio. Punto medio mi piace tantissimo. No? Sarà. Questo. Seta 2. Più questo, che sarà meno A. Tutto quanto diviso 2. Se z2 è uguale a 0, vediamo se ci troviamo. Se z2 è uguale a 0, no, se z2 è uguale a 0, ovviamente questo viene 0, giustamente. Bene. Se z2 è uguale a tutto a, va bene? Se z2 è uguale a tutto a, ovviamente questo viene 0. Va bene. Ultimo caso, quando vogliamo calcolare diciamo, la tensione tangenziale su questa corda, dobbiamo calcolare l'S star sempre 2 del terzo elemento, e questo sarà uguale, dobbiamo fare il momento statico di tutta questa parte qua. Bene, d'accordo? Il che significa il momento statico di tutto questo fin qua, più il momento statico di questo pezzetto qua. Ok? Per calcolare il momento statico di tutto questo fin qua basta entrare in questa formula e mettere z2 uguale a 2a. Ok? Aspettate, c'è un errore. Quindi la formula corretta è che un mezzo sta dentro, non sta fuori. Va bene? 0,2 mezzi, meno questo è. E allora stavamo dicendo, se voglio calcolare il momento statico qui, devo calcolare il momento statico di tutto questo fin qui, va bene? Più questo pezzettino qua. Il momento statico di tutto questo, basta entrare in questa formuletta qua di sopra e prendere z2 uguale a 2a. Quando prendiamo z2 uguale a 2a, questo termine sparisce, ovviamente, e ci rimane solo questo. Quindi qua è meno di a quadro. Più, naturalmente, poi dobbiamo metterci il momento statico di questo pezzettino qui. Ok? Che sarebbe, come al solito, l'area per la distanza. L'area sarà z3 che moltiplica b, quindi più b z3 moltiplicato la distanza, e la distanza è questa, la vedete? Che sarebbe più a in questo caso per a. Ok? Naturalmente se andiamo a prendere la corda terminale di tutta questa sezione retta, va bene? Stiamo facendo il momento statico di tutta la sezione retta rispetto a un asse baricentrico, quindi ci deve venire 0, e infatti ci viene 0, perché se noi prendiamo z z3 uguale ad a, e viene questo a quadro, qua c'è un meno a quadro, e viene 0. Bene. Bene, e questo che significa? Che noi abbiamo un andamento di tensioni tangenziali tau nella direzione n, va bene? Sul primo tratto, va bene? E guardate queste tau nella direzione n, adesso guardiamo un attimino, facciamo il disegno qua sotto, giusto per dire questo punto. Bene, se io sto su questa corda qui, va bene? Quando applico questa formuletta, va bene? E in particolare l'S2 lo prendo da qui. Sto sull'ala superiore, la tensione tangenziale n, la n è questa, questa è la sua n. Bene, d'accordo?
Quindi la tensione tangenziale che sto calcolando è in questa direzione qui, eh? E se questo calcolo mi viene positivo vuol dire che è proprio in questa direzione qui, d'accordo? Perché è nella stessa direzione della L, nello stesso verso della L, ok? Allora, io scrivo direttamente tau n senza precisare che è una tensione tangenziale 1 o una tensione tangenziale 2. Tau n, va bene? Nel primo tratto, sarà uguale a, come abbiamo detto, meno alfa per S star 2. Quindi è alfa che moltiplica B, scriviamola così, anzi, A per B per zeta 1. Del primo tratto, d'accordo? Nel secondo tratto sarà tau n, nel secondo tratto sarà uguale a, come al solito, meno alfa che moltiplica tutto questo, ok? Quindi mettiamo alfa che moltiplica a 4 b meno b z2 per z2 mezzi meno a, bene, ed infine nel terzo tratto la tau n tratto 3 sarà uguale a sempre meno alfa, quindi alfa che moltiplica a 4 b meno a b z3. Bene, e ovviamente vi ripeto, nel primo tratto la tau n è diretta secondo la normale. Se da questo calcolo ci viene un numero positivo vuol dire che il verso è esattamente questo. Bene, nel secondo tratto la corda è questa, la normale alla corda è questa, ok? Quindi nel secondo tratto la tau n avrà questa direzione qua, se ci viene positivo a questo verso, verso il basso, ok? Terzo tratto la normale è questa, eh? E quindi la tau n nel terzo tratto è, come dire, orizzontale. Se dal calcolo qui ci viene positivo, che significa che è diretto in questa direzione qua, cioè verso destra. Quindi attenzione chi è la normale alla corda, perché voi vedete che nell'ala superiore una tensione tangenziale positiva è diretta in quella direzione, in questo verso. Nell'ala inferiore è diretta nel verso opposto. E questo non dipende, signori, dalla scelta di come abbiamo scelto z1, z2, z3, ma dipende solo, ovviamente la tensione tangenziale dipende dalla sollecitazione che ci andiamo a mettere, però quello che dovete fare conto è sempre la normale uscente all'area a star che state considerando, va bene? La tensione tangenziale nella direzione della normale segue, come dire, il verso della normale uscente, ok? Va bene, una volta abbiamo fatto questo, noi abbiamo delle tensioni tangenziali sulla nostra sezione AC. Allora, disegniamo la linea media della striscia di materiale, che è questa, e come è fatto l'andamento delle tensioni tangenziali? Beh, vediamo la prima espressione, la tau n nel tratto 1, e a parte alfa AB, che naturalmente sono dei numeri, sono dei valori che conosciamo, dipende da z1, ed è una funzione lineare di z1, ok? Quindi voglio dire, parte da un valore 0 e arriva a un certo valore, ovviamente sarà quando z1 assume il valore di a, il valore a. Quindi
il valore della tensione tangenziale, diciamo, in corrispondenza di questo punto varrà alfa a quadro b, lo vedete? Quindi qui vale alfa a quadro b, ok? Poi mi domando che cosa sta succedendo dell'elemento 2, e naturalmente se guardo la funzione mi accorgo che c'è uno z2 al quadrato, il parabolico, è una funzione quadratica, d'accordo? Parte da un certo valore che è lo stesso di prima, cioè alfa a quadro b, è questo, bene? E poi quando z2 è uguale a 2a, l'abbiamo già detto, quando z2 è uguale a 2a, riassume lo stesso valore, cioè alfa a quadro b. Bene. Ed ha un andamento parabolico, va bene, che è poi esattamente lo stesso tipo di parabola che abbiamo visto quando abbiamo visto la sezione rettangolare, perché questo è un tratto di sezione rettangolare, ok? Quindi così. Bene, è simmetrica, naturalmente non è venuta perfettamente. Andiamo nel terzo tratto e ovviamente parte sempre da questo valore alfa a quadro b e deve terminare a zero e l'andamento è lineare. Eccolo qua. Questa è la distribuzione delle tensioni tangenziali. Va bene? Ok. Beh, io potrei calcolare la risultante delle tensioni tangenziali in ognuno dei tre tratti che abbiamo introdotto per l'analisi di questa sezione C, cioè nel tratto 1, nel tratto 2, nel tratto 3. Faccio l'integrale su tutta l'area nel tratto 1, l'integrale su tutta l'area nel tratto 2, l'integrale su tutta l'area nel tratto 3, ok? E in questo modo mi vado a calcolare le forze risultanti, che mi verrebbero una qui, ovviamente, va bene? Una qui e una qui, va bene? Queste tre forze gli do un nome, F1, F2, F3, va bene? E allora F1 sarà uguale all'integrale sull'area A con 1, chiamiamola con 1, è l'area dell'ala superiore, va bene? Delle tensioni tangenziali tau n1 in dA, ok? Va bene. Questo integrale si calcola molto facilmente perché essendo un andamento lineare vuol dire che dobbiamo fare il valore massimo diviso 2, moltiplicando naturalmente l'area, no? E quindi questo qua verrà alfa per A4B e questa è la tensione tangenziale, va bene? Moltiplicato l'area diviso 2, l'area sarà B per A, B per A diviso 2, va bene? Così possiamo riarrangiarla e dire questo è uguale ad alfa a cubo di 4 mezzi, d'accordo? Bene, calcoliamo F2 e l'integrale su A2 delle tau n2. Questo qua vale la pena un attimo fare un integrale, insomma non è complicato, però insomma, facciamo l'integrale proprio svolgendo l'integrale e allora ci verrà l'integrale tra 0 e 2a, lo facciamo nella scissa dz2, va bene? Quindi da 0 a 2a, va bene? L'integrale nella direzione ortogonale vale direttamente b, che è lo spessore, ce lo mettiamo direttamente. Di che cosa? Di questo alfa che moltiplica come a quadro b
meno b z2 al quadrato mezzi più b per a per z2 in dz2. Bene, e allora integriamo, ovviamente questo ci verrà uguale a b alfa, poi integriamo questo, va bene? Integrale z2 da 0 a 2a, quindi è 2a, quindi dobbiamo fare a quadro b per 2a. Abbiamo fatto questo. Poi abbiamo b mezzi, poi z cubo terzi, ok? Quindi meno b sesti, diciamo così, b sesti, z al cubo, ok? Z al cubo in 2a, no? Sono 8a quadro. Scusatemi, 8a cubo ovviamente. Ed infine ci è rimasto l'ultimo, va bene? Che è z quadro mezzi l'integrale, quindi qua c'è più a b mezzi, no? E poi dobbiamo fare z quadro mezzi in 2a, sarebbe 4 a quadro, 4 a quadro, il mezzi l'abbiamo già messo, 4 a quadro. Va bene? Allora, spostiamo un po' questo pezzo di lavagna, così. Allora, questo è uguale a b per alfa e moltiplica. Allora, guardate, su ognuno abbiamo sempre a cubo per b, a cubo per b, a cubo per b, quindi a cubo per b lo mettiamo in evidenza, b quadro, ok? Allora qui che cosa abbiamo? Abbiamo un 6, ok? Quindi qua abbiamo un 12, meno 8, e qui abbiamo 3 per 4, 12. Così? Allora, 12 e 12, 24, 24 meno 8 fa 16, va bene? Quindi è 16 sesti, 8 terzi, va bene? 8 terzi, ok? Quindi è uguale a 8 terzi alfa a cubo b quadro. Un po' ci siamo. Bene. Dobbiamo calcolare F3. Ok. Beh, F3 voglio dire più che semplice, direi è banale, perché ovviamente questa F3 è perfettamente uguale nel valore a F1, che è lo stesso diagramma qua sotto, quindi la risultante sarà la stessa. Quindi, senza neanche che facciamo tanti conti, scriviamo che qua è uguale a alfa a cubo b quadro mezzi va bene, ok. Va bene, quindi abbiamo queste tre forze, va bene? E i valori di queste tre forze sono queste. In realtà queste tre forze equivalgono a questa forza qua, e vedete, queste due sono uguali e opposte, e danno una coppia. Quindi queste tre forze equivalgono, adesso io vi faccio lo schemino qui, vi disegno lo schemino. Queste tre forze equivalgono a questa forza qui,
che è F2, abbiamo detto, va bene, più una coppia che è questa, ok? Questa coppia adesso io la chiamo C, per dire che è una coppia, un momento, in realtà è un momento torcente, ma è una coppia, va bene? A quanto è uguale questa C? C sarà uguale al... è la coppia di queste due forze, no? Quindi a F1, F2 e F3, perché sono solo uguali, moltiplicato 2A, che è il braccio, va bene? Quindi sarebbe alfa che moltiplica 2A, quindi il 2 che se ne va con questo mezzi, lo vedete? E qui ci viene una A4B2. Ma questo sistema di forze, costituito da una forza e una coppia, equivale a una forza posizionata ovviamente su un'altra, verticale, cioè su un altro, cioè dobbiamo trovare quello che si chiama l'asse centrale di questo sistema di forze. Questo sistema di forze equivale a, adesso questa la disegno qui, a fianco, arrivare a questa forza, come dire, spostata verso sinistra, perché vedete questa coppia sta girando in senso antiorario, quindi spostata verso sinistra di una certa distanza. Questo è sempre F2, questa distanza la sto chiamando D, va bene? Questi due sistemi di forze sono fra di loro equivalenti, va bene? E uno si domanda, ma questa distanza quanto vale? E naturalmente deve essere tale che questa forza per questo braccio, cioè per questa distanza, mi restituisca un'altra volta questa coppia, no? Cioè quella che abbiamo chiamato F2 per D deve essere uguale a questa coppia C, d'accordo? Ci siamo? E quindi vuol dire che questa distanza D altro non è che il valore della coppia diviso il valore della forza F2. E era quello che noi nella pressoflessione abbiamo chiamato ovviamente l'eccentricità, l'eccentricità della forza che mi dà quel momento, d'accordo? Ci siamo? Bene, sostituiamo i valori che abbiamo ricavato per C e per F2 in questa formuletta, e C era alfa A4 B2. Bene, la forza F2 era tutto questo, vedete, 8 terzi alfa A3 B2. Questo 3 e questo 4 ce ne rimane uno sopra, alfa e alfa se ne va e ci rimane 3 ottavi di A. Bene, ma questa forza F2 deve essere esattamente uguale alla sollecitazione che abbiamo noi fornito alla nostra sezione. Cioè questa è la risultante di tutte le tensioni tangenziali che sono andate qui dentro. Deve essere esattamente uguale all'azione di V2, quella che noi abbiamo chiamato lì sopra V2. Bene, possiamo? Non ci perdiamo nell'ultimo momento, perché questo è il momento che chiudiamo, stiamo chiudendo. E cioè, come dire... ci siamo? No, cioè io ho tutte le tensioni tangenziali, ho fatto la risultante delle tensioni tangenziali in ogni tratto, poi ho trovato la forza che risulta da tutte queste risultanti,
E naturalmente dove è applicata questa forza, che è applicata qui? Bene, questa forza che mi emerge dalla distribuzione delle tensioni tangenziali ovviamente dovrà essere uguale alla forza che abbiamo applicato noi all'esterno, la V2. Bene. E guardate che quando io ho introdotto questo problema, eccolo qua, siamo partiti da qua, e ho detto la V ha solo componente V2. Non vi ho detto dove era applicata la V2. Non ho fatto nessun disegno anche. Non ho detto che V2 era applicata nel baricentro o era applicata in un altro punto. Chiaro? Ho detto la risultante è una forza V2 verticale. Ok? E ho detto questa deve essere una sollecitazione di puro taglio, essendo di puro taglio utilizzo per il calcolo delle tensioni tangenziali la formula di Judasky che mi assicura che mi dà delle tensioni che provengono solo da taglio senza torsione, e ho fatto un po' come dire un lavoro al contrario, partendo dalle tensioni sono ritornato a chi era la sollecitazione, ma non solo, dove era applicata. Ed è applicata qui, a una certa distanza dall'anima. Ok? Quindi voglio dire, per avere nella mia sezione AC, fatta così, una sollecitazione di puro taglio, devo applicare, nel caso che sto applicando una forza verticale a una certa distanza D dall'anima, e questa distanza D è 3 ottavi di A. Se non l'applico esattamente a questa distanza, oltre ad avere taglio, avrò anche torsione. Bene, e questo che cosa significa?